Ciao a tutti, diavoletti! Oggi stiamo esplorando un palazzo abbandonato. Eh sì, dentro questo palazzo non vive nessuna persona! Che ansia! Anche se ci sono delle macchine e anche degli scooter, ma non capiamo il motivo. È molto spaventoso! Moltissimo. Questa è la prima cosa misteriosa, Vinci! Cos'è questa porta? X! Allontaniamoci da questa porta! Ok. Ci sono delle biciclette. Ho ansia! Alziamo questo telo per vedere cosa si nasconde qui sotto fra 3, 2, è sporchissimo! 2, 1! Vabbè, Vinci, c'è un vecchio scooter! Ok. Qui fa ancora più paura! Cosa c'è? Guarda! 1, 2, 3! Tre porte che non possono essere aperte. Che dici? Prova ad aprirle. Prova. No, non si apre. Sono chiuse col lucchetto. Vinci? Oh mio Dio. Guarda, che cos'è questa porta? Sembra una porta di una casa horror, una casa spaventosa. E guarda quest'altra. Vinci, e se ci fossero dei topi? Ne hai visto uno? No, Vinci, ma potrebbero esserci visto che il palazzo è abbandonato. Allora vado avanti io perché non ho paura dei topi. Vai! Seguimi. No, non ti seguo. Dai, Anto, fammi compagnia. Vai a vedere se c'è qualcosa di misterioso vicino a questa porta. Almeno parlami. Sì, ti parlo. Vedi se c'è qualcosa di misterioso, dai. Ci sono altre scale. Altre scale. Eh sì. Controlla bene questa porta. Quella davanti a te. Oh mio Dio. Ok. È chiusa col lucchetto. Posso venire? Non c'è nessun topo? No, non c'è nessun topo. Ok, vengo. Questa porta è molto spaventosa. E non c'è un solo lucchetto, ma ce ne sono due. Qual è il motivo? Perché chiudere una porta con due lucchetti invece di un lucchetto? Ok, Vinci, controllo prima io. Ok. È una stanza tutta buia. Tutta buia. Sì, ci vuole una torcia per vedere quello che c'è dentro in questa stanza. Ce l'ho a portata di mano. Dammela! Ecco la torcia. Adesso l'accendiamo e controlliamo cosa c'è qui dentro. Che ansia. L'ho accesa, Vinci. È il tuo momento di avvicinare la telecamera. Cosa c'è? Cosa vedi? Niente. Niente di niente. Tutto buio. È una casa? Cos'è? Sì, è una stanza. Andiamo via, Vinci, perché è tutta buia e fa molta paura. Ok. Che ne dici se continuiamo a salire le scale? Fai vedere. Vinci? No, no, non ci tengo. Dai! No, Anto, andiamo. Dai! Solo se avanzi tu. Devo avanzare io. Sì, vai. Cosa c'è? Vinci. Le altre scale sono ancora più buie. Guarda, non c'è la luce. Cosa facciamo? Accendo la torcia e andiamo avanti? Ok. Vinci, vieni con me. Fai vedere a tutti cosa c'è sopra queste scale. Queste scale sono tutte buie. Ci vuole la torcia. No, Vinci, io non ci salgo su queste scale. Neanch'io. Ci sono altre scale qui? Oh mio Dio, Vabbè, Anto. Vinci, vado un po' avanti. Dammi la telecamera, faccio vedere a tutti. Diavoletti, vedete qualcosa di strano? Ci sono altre scale qui. Ho avuto paura, è solo un bidone. Vinci, andiamo via secondo me. Siamo scesi da queste scale perché faceva molta paura. Andiamo via da questo Andiamo palazzo. assolutamente via. Vinci, Cosa? hai sentito anche tu una risata provenire da qui dentro? Anche tu? Senti! Sta ridendo qualcuno! Oh mio Dio, chi sarà mai? Ho la torcia, posso vedere la sua faccia? Ma ci sono solo scatoloni. Non vedo nessuna faccia. Ehi, c'è qualcuno qui dentro? Continua a ridere. Vinci, andiamo via? O sei curioso di questo mistero? Sono curioso di questo mistero. Vuoi scoprire chi c'è qui dentro? Eh sì. Cosa? Lo senti? Sta dicendo aiutatemi!
Chi ti ha rinchiuso qui dentro? Vive qui dentro da migliaia di anni? Oh mio Dio. Sarà per forza un mostro, Vinci. Andiamo via? No, Anto, dai, aiutiamolo. Tu aiutare sempre tutti? Ok, ho la torcia. Allora, se ti dobbiamo aiutare, fai vedere la tua faccia a tutti. Dai. Ha detto che lui sta seduto a terra e non si alzerà per farsi vedere. Dai, alzati, vogliamo vedere la tua faccia. No, rimango seduto a terra. No, rimane seduto a terra. Vinci, andiamo via, ti ho detto che è una persona un po' strana. Restiamo un altro po', scopriamo di più. Allora, facciamogli delle domande, vai. Cosa? Cosa, cosa? Hai fame? Ma se sei qui da tanti anni, come hai fatto a vivere senza mangiare? Io mangio i sassi. Mangia i sassi? I sassi? Sì, ok, allora se mangi i sassi ce ne sarà qualcuno qui. C'è un sasso qui. Vinci, glielo lancio? È perfetto. Ehi, ho un sasso fra le mani, te lo lancio? Ha detto di sì. Devo avvicinare la mia mano e se mi desse un morso? Vado. Lo sta mangiando, lo senti? Sì. Mangia proprio in modo strano. Sembra un animale. Ehi, hai finito di mangiare? Il tuo sassolino? Adesso dovete restare con me per sempre. Andiamo via. Sì, abbiamo delle questioni da risolvere. No. Perché non possiamo andare via? Dobbiamo essere i tuoi schiavi. No, non saremo mai i tuoi schiavi. Dovete essere i miei schiavi. No. Dovete essere i miei schiavi. Non saremo mai i tuoi schiavi. Allontaniamoci. Addio. Diavoletti, la torcia non funziona più. Adesso stiamo andando via. Quella... Cosa? Perché c'è una mano lì? E c'è un vestito nero. Cosa? Oh mio Dio. Vinci, se non possiamo uscire, significa che dobbiamo restare qui per sempre con quel pazzo. Andiamo a dirglielo. Chi era quella mano e quel vestito nero all'ingresso? È la sua mano. La tua mano? E perché l'hai messa lì? Come una trappola. Non potete più uscire. Non possiamo più uscire? Tanto. Noi non vogliamo stare qui per sempre. Per favore, facci uscire da questo palazzo. Abbiamo una casa. Noi vogliamo tornare a casa nostra, per favore, facci tornare a casa nostra! Va bene, provate ad uscire adesso. Provate ad uscire. Come? Proviamo ad uscire, Vinci, magari si è calmato. Tipo un escape room? Sì. Cercheremo di uscire. Quale trappola avrà riservato quel mostro? Esci prima tu. Perché prima io? Perché ho troppa... Cosa? Perché appena cerchiamo di uscire esce l'acqua? Vinci, come facciamo ad uscire? C'è una macchina spruzza acqua lì! Lui sta ridendo. Vinci, forse adesso non spruzza più l'acqua, usciamo. È finita. Allontanati. È ancora più forte e quel mostro sta ridendo. Sta ridendo ancora. Ogni volta che proverete ad uscire ci sarà un dispetto. Come faremo ad uscire da qui dentro? Non lo so. Siamo rimasti bloccati qui dentro per sempre. C'è un'altra soluzione, magari un patto. Lanciatemi una corda e vi faccio uscire da questo palazzo. Lanciatemi una corda e vi faccio uscire da questo palazzo abbandonato. Oh mio Dio, ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Ma sei sicuro di voler lanciare quella corda lì dentro per far uscire quel mostro? Guarda, ci sono delle impronte strane. Che ansia. Vicino ai muri. Lanciala ad ogni costo, perché Vinci, almeno potremo uscire da qui. Vinci, ho molta paura di lanciare questa corda. Sei sicuro? Sì. Se lanciamo questa corda lì dentro, lui uscirà. Mostro, te la lancio, ma ad una condizione. Dici il tuo nome. Mi chiamo Baldi. Baldi. Baldi non è un mostro. Vabbè,
Facciamolo uscire da qui dentro, se no noi non potremo mai uscire dal palazzo abbandonato. Infatti. Un patto è un patto. Ok, hai detto il tuo nome, quindi adesso ti lanciamo la corda. Tu aggrappati alla corda e io ti tiro fuori, ok? Ok, guardi. Ok, detto. Sbrigati. Ci sei? Aggrappati. Vinci, si è aggrappato. Ti aiuto. Lo tiro? Sì. Tanto. Guarda. Eccomi. Oh mio Dio.